Oggi baccalà in zemino. Laviamo bene le bietole e le scottiamo per 1-2 minuti in pentola a pressione. Una volta scolate e raffreddate, le strizziamo bene. Prepariamo un trito con i sapori: carota, sedano, cipolla, aglio. Molte ricette della cucina ligure sono in zemino. Pensate per esempio alle seppie in zemino, ai ceci in zemino, ai fagioli. E si tratta di una preparazione in cui l'ingrediente principale è cotto insieme a delle verdure. Tritiamo. Va bene un trito grossolano così. In un piatto tagliuzziamo un po' i pomodori. Io uso i pelati, vanno bene anche quelli freschi. Con il dito sentiamo se ci sono lische e le togliamo con la pinza. Poi lo tagliamo a pezzi. La pelle si può lasciare perché rimangono più interi i pezzi, oppure togliere, però c'è il rischio che il baccalà si dissi molto in cottura. Infariniamo. Olio in una padella e rosoliamo il baccalà. Giriamo i pezzi con una pinza per non romperli. Poi lo prendiamo e lo teniamo da parte. Facciamo rosolare il trito. Quando sono morbide aggiungiamo i pomodori. Li sfogliamo. Aggiustiamo di sale, poco, assaggiate prima il baccalà per regolarvi bene. E un po' di pepe. Uniamo il baccalà. Copriamo e lasciamo cuocere a fuoco basso una ventina di minuti. Tagliuzziamo un po' le bietole. Per il baccalà in zemino possiamo utilizzare le bietole in due modi. O già lessate, come ho fatto io. In questo modo si toglie un po' il gusto di terra della bietola e si toglie anche molta acqua. Alcuni invece aggiungono le bietole prima del pomodoro nel soffritto. Le fanno asciugare bene e poi aggiungono i pomodori. Questo però implica anche una cottura più lunga della ricetta. Dopo 20 minuti aggiungiamo le bietole. Mescoliamo delicatamente per non rompere troppo i pezzi di baccalà. E lasciamo cuocere 5 minuti scoperto. Ci siamo e il nostro baccalà in zemino è pronto. Possiamo spegnere il fuoco. Il baccalà in zemino va servito bello caldo nei piatti, con il suo sughino.